Il nostro incontro di stasera ha qualcosa a che fare con la parola pausa, quindi sarà, può essere questa una delle nostre scintille di oggi. Pausa in che senso? Abbiamo già fatte tante pause, abbiamo fatto cambiamenti epocali, abbiamo attraversato inferni di tutti i tipi, però ora abbiamo di fronte a noi un'altra pausa. Stamani, contrariamente al solito, in cui le altre volte infatti mi mettevo addirittura ai video prima del tempo. E stamani invece, contrariamente al solito, la mia testa era piuttosto vuota. Non avevo stimoli, non avevo idee, le mie scintille erano fiacche, abbastanza spente. O perlomeno, forse sono scintille diverse, scintille che proprio partono da questo concetto di pausa. Abbiamo avuto una pausa, in un certo modo, una pausa in cui ci siamo dati da fare, un grande affare, a cercare di riempire questo vuoto che ci circondava, questa paura, questa novità, questo cambiamento stravolgente, veramente. Ora però davanti non abbiamo il ritorno a come eravamo prima. Abbiamo un nuovo cambiamento, abbiamo qualcosa di nuovo ancora da affrontare, da valutare, da ritrovare, da qualcosa in cui dovremo nuovamente metterci alla prova. E per questo forse oggi abbiamo questa parola pausa che ci rimbomba nella testa, almeno a me, ed è quello che vi propongo, pausa. Pausa, riflessione. Osservare il cammino che abbiamo fatto, che è stato un cammino ansiogeno, però anche fattivo, anche pieno di risorse, di fantasie, quante pizze abbiamo fatto, quanti pani, quante scritture bellissime le vostre. Abbiamo agito. Ora, che cosa ci aspetta? Non ci aspetta il mondo di prima, ci aspetta un mondo nuovo. Un mondo forse più pericoloso dell'altro, forse più pericoloso di questo. Un mondo pieno di novità, di pericoli e di ansie. Quindi occorre forse questa settimana di pausa, in cui dobbiamo rodare un po' i nostri motori, perché ci serviranno per affrontare quest'altro volo e speriamo che sia un volo che ci porti davvero verso l'uscita definitiva da una situazione così drammatica. Quindi la mia scintilla si basa su questa parola pausa, che può essere anche riflessione, che può essere anche osservazione di quello che abbiamo attraversato e di quello che abbiamo davanti. E anche un'altra parola che io vi do è ricordo. In questi giorni ci siamo scambiati, ho trovato delle foto vecchie, non soltanto le nostre, foto vecchie di altri momenti, di altre scommesse, di altre vittorie anche, di altri progetti, ne ho trovate molte. Le ultime che vi ho fatto vedere sono quelle della nostra giornata finale, di 4 anni fa. Eravamo, come avete detto, tutti più giovani, tutti più sorridenti. Eravamo persone diverse. Però ecco questa foto che vi allegherò magari a questo nostro incontro può essere anche un altro momento di pensiero, come eravamo, che cosa abbiamo fatto, quanto cammino abbiamo fatto. Un'altra cosa che vi propongo, che cosa vorremmo che ci accadesse nei prossimi mesi? Chiaramente tutte cose positive, tutte cose belle, tutte cose di grande novità. Io vorrei che mi accadesse di poter ritrovare veramente nella verità i sentimenti più veri e tutte le persone con cui sono legata in un modo importante, perché questo periodo è stato anche un filtro che ci ha fatto capire chi amiamo davvero. Chi amiamo di più, chi ci è essenziale e chi è che vorremmo portare ancora nel nostro cammino. Pensiamoci.